No, io invece ho avuto esperienze anche diverse, nel senso che mi è capitato di stare in una condizione di capire che di quel divertimento era tutto interno e avevo la sensazione che non, però te ne accorgi, cioè proprio a me mi sembrava di capirlo, che quel divertimento non era un divertimento che arrivava oltre il set. Dipende tantissimo da chi ha in mano la cosa, cioè dal regista, anche su Smetto Quando Voglio. È stato onestamente molto divertente fare alcune scene, molto complicato, perché sono i motivi che veramente a volte ci veniva tanto da ridere, però meno di quanto uno può immaginare, nel senso che in realtà proprio per alcune giornate, anche, cioè, la maggior parte delle giornate sono state anche abbastanza dure e faticose, soprattutto perché lavoravo con un regista di un'altra generazione che ci chiedeva cose che non sempre erano perfettamente a fuoco, quindi a un certo punto abbiamo cominciato ad affidarci alla sua visione, però io mi è capitato, diciamo, qualche volta in un modo come qualcuno. Io diciamo che come divertimento io mi sono quasi sempre divertita lavorando. La cosa che ho capito è che non ne capisco tanto di comicità, nel senso che magari leggo una sceneggiatura oppure mentre vedo una scena che si sta facendo sono l'unica che non ride e penso che quella scena lì non farà mai ridere, che stiamo vedendo, stanno ridendo solo tra di loro perché, per fomentarsi. Invece poi vado al cinema e vedo tutti, quindi credo di avere io dei problemi con la comicità. Però, insomma, il genere mi diverte. Pensavo a una cosa che diceva Edoardo, una delle scene secondo me più belle del film rispetto a quando voglio è il momento della rapina. Ecco, quella scena lì è stata girata in due momenti diversi per due problemi, insomma, tecnici, diciamo. Quindi è stata veramente molto faticosa, eppure, e quindi diciamo, anche forse poco divertente da fare, ma è secondo me la scena più divertente e più bella. Sì, devo conoscere. Però, cioè, tipo, se la Solarino appena accenna un sorriso sul set, vuol dire che al cinema è boato. Tipo, se lei fa appena attenti così, vuol dire applausi. O boato o applausi. È un filtro, lei è pazzesco. Prima di dare la parola a chi potrà intervenire per porvi delle domande, vorrei chiedervi un'ultima curiosità, tutti e tre. Cioè, il momento più difficile e più imbarazzante mai provato dal punto di vista professionale, naturalmente, o al cinema, o in televisione, o in teatro. La cosa che non... Potremmo aggiornare, se avete tempo. No, guarda, tra gli aneddoti al teatro, che alcuni sono, beh, lasciamo stare. Credo che al cinema la cosa più imbarazzante che mi è successa è che, non ricordo neanche più quante, ma credo tipo nel 2000, fai conto, 15 anni fa, tirava un film che si chiamava... Manco mi ricordo il titolo del film, pensate un po'. Ah, La vita per un'altra volta, e girò in un appartamento, il regista aveva scelto di fare questa inquadratura inquadrando un palazzo da fuori e quindi ti servono le 9 finestre illuminate, ed erano 9 appartamenti diversi, quindi hanno chiesto a noi proprietari di fare illuminare solo questa stanza, dalla quale tutti i protagonisti, cioè tutto, ognuno si affacciava da una finestra. Nella casa dove stavo io, capivo che c'era qualcosa da andare, perché c'era solo la madre e il figlio che guardavano continuamente l'orologio e ho scoperto poi che avevano affittato la casa per il film senza dirlo al papà, al padrone. E vedevo che c'era un'aria strana, nella scena io stavo dentro al letto e dovevo, c'era la macchina presa con un dolly che arrivava, io mi dovevo alzare dal letto per andarmi ad affacciare in finestra. Vabbè, ve lo faccio breve, a un certo punto abbiamo sforato con l'orario, perché non riuscivamo a fare questa inquadratura così, è arrivato il padrone di casa che ha aperto la porta di casa e io avevo messo solo un'amica, quindi non c'era nessuno di produzione, perché erano 9 case, 9 appartamenti, e mi ha trovato al letto di casa sua. Mi ricordo ancora la sua faccia perché io stavo sotto le coperte e lui mi ha guardato e mi ha detto: "Ma stai a fare?" E lui ha detto: "Guarda, sto a girare un film". Ma lui non vedeva tutto, era tutto fuori dalla finestra. Lui non ha visto nessuno, ha trovato con la moglie che cercava di calmarlo e questo ha fatto un disastro. E onestamente è stata una giornata molto difficile. Se avevamo qualche dubbio sulle doti comiche di Edoardo, credo che ce l'abbia assolutamente.
fatti passare. Dopo questo manda pure ha girato un giorno di troppo pesante. Scusate, l'abbiamo appena raccontato questa cosa, perché non siamo così a fare questo lavoro, ha girato un blocco. Adesso lo veramente stiamo. Da oggi poi può rigirare ancora nelle case del sale. Perché fino ad oggi io lo dico, questa ragazza dovrebbe sapere, ha girato solo in studio. Cioè, gli appartamenti e non vuole attraccare. Esatto, non te lo dico.